Bentornati. In molti avrete notato qui, sulla sinistra dello schermo, una piccola icona di un mouse al fianco della quale compaiono le abbreviazioni da tastiera che io utilizzo durante i tutorial. Questa funzione è presente in Blender tramite un add-on che può essere attivato all'interno delle User Preference. Cercate Screen e attivate 3D View Screencast Key. Una volta attivato andate qui sulla destra, nelle Properties, in basso, troverete Screencast Keys. Tramite il pulsante Start Display potrete far comparire l'icona. Abbiamo inoltre diverse opzioni, la grandezza del testo, la grandezza del mouse e anche la posizione rispetto alle coordinate X e Y della 3D View. Potete scegliere il colore, il tempo entro il quale i tasti premuti si dissolvono, quindi 3 secondi e mezzo. Se io premo ad esempio il tasto N, dopo 3 secondi e mezzo questa sparisce. Infine ci sono tante altre opzioni che vi permettono di personalizzare l'aspetto dell'informazione, come la presenza o meno del mouse, la posizione a sinistra e a destra, la presenza del riquadro e di conseguenza anche la grandezza del riquadro stesso. È possibile far vedere anche un timer che ci mostra da quanto tempo lo screencast è partito. Per rimanere sempre aggiornato, iscriviti al canale. A presto!